Ciao a tutti, bentornati ad In The Paint, buona settimana per questa puntata del lunedì. Vi ricordiamo che potete seguirci su Per Sempre News e Per Sempre Napoli. Partiamo dall'Europa perché domani alle 19 la Virtus Bologna sarà di scena in Germania in casa del Ratio Parma Ulm, squadra che si trova nei bassi fondi della classifica del girone B. Ma attenzione perché la Virtus registra la positività al Covid-19 di Nico Magnon. Andiamo invece in Basketball Champions League, sempre con l'incubo Covid, perché bisognerà capire dal giro di tamponi della NutriBullet Treviso se potrà giocare stasera contro anzi domani contro il Baxi Manresa. Oggi si saprà quanti possono viaggiare. Andiamo invece a vedere cosa è successo in LBA. Il titolo è facile: Brescia vola, Sassari KO. La Virtus sbanca Brindisi, Trento regola Napoli. Tonfo Venezia in casa della Vanoli Cremona. Le Vuriere agganciano momentaneamente in vetta l'Olimpia in attesa del recupero di Melli e compagni contro Treviso, partita che è stata rinviata. Andiamo a dare i risultati. Epi Casa Brindisi, Virtus Segafredo Bologna 7-6-8-3, Vanoli Basket Cremona, Umana Reyer Venezia 85-82, Allianz Pallacanestro Trieste, Carpegna Prosciutto Pesaro 89-78, Dolomiti Energia Trentino, Gevi Napoli Basket 85-72, Fortitudo Chigiri Bologna, Bertram Tortona 74-92, Germani Brescia, Banco di Sardegna Sassari 97-86. Rinviate in questa giornata una Hotels Reggio Emilia Open Job Metis Varese e NutriBullet Treviso Basket Armani Exchange Milano, in entrambi i casi per focolaio Covid nelle squadre di casa. In classifica comanda con un minor numero di sconfitte, ovviamente una partita in meno, l'Armani Exchange Milano 26 punti. A 26 punti c'è anche la Virtus Segafredo Bologna, 13 vittorie e 13 sconfitte. A 18 punti gruppo di 4 squadre formato da Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino, Bertram Tortona, Germani Brescia. A quota 16 invece c'è l'Epi Casa Brindisi e poi il gruppone a quota 14 formato da Una Hotels Reggio Emilia, Banco di Sardegna Sassari, Umana Reyer Venezia, Gevi Napoli. A 12 invece la coppia formata da NutriBullet Treviso Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro. 10 punti invece per Vanoli Cremona e Fortitudo Chigiri Bologna. Chiude la classifica l'Open Job Metis Varese, ma andiamo partita per partita. Epi Casa Brindisi, Virtus Bologna 76-83, una battaglia al Palapentassuglia. La spunta la Virtus dopo che i padroni di casa, in cui male Nick Perkins ma bene Josh Perkins, 18 punti e 10 assist, avevano completato la rimonta nel quarto parziale. Zampata decisiva però del solito Wims, 16 punti per lui. Vanoli Cremona invece batte a sorpresa l'Umana Reyer Venezia 85-82. E la Cremona degli italiani, di Pecchia, di Cuonu, di Spagnolo, giocatore sempre più brillante e sempre più sorprendente nonostante i suoi 19 anni, per il talento cristallino che è nelle sue mani. Non basta invece a Venezia la buona prova del debuttante Jordan Theodore con 18 punti. Andiamo invece all'Allianz Dome, dove l'Allianz Trieste torna alla vittoria casalinga contro la Carpegna Prosciutto Pesaro 89-78. Una Trieste corale che porta ben 5 uomini in doppia cifra e colpisce con un fantascientifico 68,8 da 3. Alla VL non basta il solito immenso Tyreek Jones da 20 punti, 12 rimbalzi e 32 di valutazione. Perde invece la Fortitudo Chigiri Bologna e perde molto male. 74-92 il finale contro la Bertram Tortona, in cui brilla Bruno Mascolo con 21 punti, oltre al solito JP Masiura, 22 per lui. Bene anche Mike Dome, 15 e 9 rimbalzi. La F inoltre perde di nuovo Feldein per infortunio. Chiudiamo invece con Germani Brescia, Banco Sardegna Sassari. Come sapete, di Napoli parleremo, di Trento Napoli parleremo nello speciale Napoli. 97-86 il finale, la Germania non si ferma più, 24 punti di Mitrolong, 22 di Della Valle, spezzano l'equilibrio nel secondo quarto, anzi nel secondo tempo, e lanciano la leonessa nei piani alti della classifica. Per Sassari bene David Logan, 22 punti, e Bejus, 16 punti e 10 rimbalzi, ma ancora sui schermi di chi l'ha visto, Christian Mekonoulou. Andiamo invece in NBA, i risultati della notte, ben 11 le partite giocate. New York Knicks battono Los Angeles Clippers 110-102 con 28 punti e 14 rimbalzi di RJ Barrett. Non bastano i 26 di Reggie Jackson alla formazione californiana.
Washington invece subisce una batosta a domicilio dai Boston Celtics, 87-116, 19 punti di Bill, miglior top scorer dei padroni di casa, ma nei Celtics brilla, dopo un periodo negativo, Jason Tatum, 51 punti e 10 rimbalzi. Vincono e si prendono la vetta della Confederazione Est. Della Conference Est in Miami Heat che battono nel big match i Los Angeles Lakers 113-107. Il migliore realizzatore per gli Heat è Duncan Robinson, 25 punti, ma da segnalare a tripla doppia di Jimmy Butler, 20 punti, 10 rimbalzi e 12 assist per l'ex Chicago Bulls. Non basta invece alla formazione giallo-viola la solita prestazione 20 più 11 rimbalzi di LeBron James. Orlando Magic invece che tornano alla vittoria battendo a sorpresa Chicago Bulls 114-95. Chicago Bulls privi di Alex Caruso, infortunatisi nella sfida contro i Milwaukee Bucks. 25 punti per i padroni di casa sono di Wagner, mentre non bastano ai Bulls 41 punti di DeMar DeRozan. Toronto invece viene sconfitta in casa dai Portland Trail Blazers 105-114. Inutili i 28 punti di Pascal Siakam, per gli ospiti ci sono 19 punti di Nassir Little e la dichiarazione al fulmicotone di Damian Lillard, che ha dichiarato che se deve giocare per arrivare in lottery è meglio che non torna. Charlotte Hornets invece battuti in casa dagli Atlanta Hawks 91-113, non bastano i 19 punti di LaMelo Ball, per gli Hawks ci sono 30 punti di Trae Young. San Antonio Spurs invece sconfitti all'ultimo dai Philadelphia 76ers 109-115. Due doppie doppie da segnalare per i padroni di casa, quelle di Jakob Poeltl, 25 punti più 10 rimbalzi per gli ospiti. Il solito Joel Embiid, 38 punti e 12 rimbalzi per lui. Vincono invece il big match ad ovest i Dallas Mavericks 104-91 contro i Memphis Grizzlies, nella sfida che è stata soprattutto Luka Doncic, 37 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Contro Ja Morant, 35 punti, 13 rimbalzi e 6 assist per lui. Vincono anche i Minnesota Timberwolves che battono a sorpresa i Brooklyn Nets 136-125, con 25 punti di Anthony Edwards non bastano ai Brooklyn Nets i 30 di Irving. Andiamo poi a Denver che batte Detroit 117-111, 34 punti per il solito The Joker Nikola Jokic. 18 invece quelli di Cunningham, miglior realizzatore per gli ospiti. Chiudiamo invece con i Golden State Warriors che tornano al successo battendo 94-92 all'ultimo secondo gli Utah Jazz. Miglior realizzatore non è Steph Curry, non è Klay Thompson, ma è Jordan Poole con 20 punti. Ai Jazz non bastano i 21 di Bogdanovic. Andiamo a vedere le classifiche. Ad est, abbiamo detto, cambia la leadership. Al comando ci sono i Miami Heat, 30 vittorie e 17 sconfitte. 63,8% di vittorie. Secondo posto per i Brooklyn Nets 29-17, a 28-17 ci sono i Chicago Bulls. Quarti invece 30-19, 61,2% i Milwaukee Bucks. Chiudono la zona playoff sicuri Cleveland Cavaliers 28-19 e Philadelphia 76ers 27-19. In zona play-in troviamo Charlotte Hornets 26-21, Boston Celtics 24-24, Toronto Raptors 22-22 e Washington Wizards 23-24, appaiati con i New York Knicks, che sono però per differenza canestri i primi che non andrebbero in post-season. 23-24 il record anche per il blu arancio. Atlanta Hawks 21-25, Indiana Pacers 17-30, Detroit Pistons 11-35, chiudono gli Orlando Magic 9-39. Ad ovest invece comandano ancora i Phoenix Suns, giunti alla sesta vittoria consecutiva, la miglior striscia positiva attualmente in corso, mentre la peggiore è sempre ad ovest ed è quella degli Oklahoma City Thunder con 5 partite perse. Golden State Warriors secondi 34-13, terzi Memphis Grizzlies nonostante la sconfitta 32-17, quarti Utah Jazz 30-17, quinti Dallas Mavericks 27-20, chiudono la zona playoff sicuri i Denver Nuggets 24-21. Andiamo invece a vedere la zona play-in, dove ci sono Minnesota Timberwolves 23-23, Los Angeles Lakers 23-24, Los Angeles Clippers 23-25 e Portland Trail Blazers 20-26. Andiamo fuori dalla zona post-season e ci sono New Orleans Pelicans 17-28, Sacramento Kings 18-30, San Antonio Spurs 17-30,
Oklahoma City Thunder, come abbiamo detto, con 5 sconfitte consecutive, serie negativa ancora aperta, 14-32. Chiudono gli Houston Rockets, 14-33. Vi ringraziamo di averci seguito. Vi diamo appuntamento adesso allo speciale Dolomiti Energia Trentino, Gevi Napoli e, come sempre, Will See the Paint. A mercoledì.